del calcio dilettanti. E chiudiamo la pagina di calcio raccontandovi, con il servizio di Lorenzo Chierici, delle Memorial Crotti, Memorial Carlo Crotti, dimenticato magazziniere della Reggiana. Era più che un magazziniere, era il confidente dei giocatori, era l'anima dello spogliatoio della Reggiana di Marchioro, della promozione in Serie A. Memorial Crotti, andiamo a sentire il servizio. Tanta qualità in occasione della prima edizione del Memorial Giancarlo Crotti, che si è sviluppato in una 2 giorni di calcio giovanile di altissimo livello, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre, durante la quale gli esordienti 2010 dei vari centri di formazione dell'Inter, giunti a Reggio per l'occasione dalle varie parti d'Italia, da Udine fino a Roma, oltre ai 2011 della stessa squadra nerazzurra, sono stati ospiti della Reggio Calcio sul sintetico del Circolo Onde Chiare di via Settembrini, dove si sono dati battaglia a suon di gol e di belle giocate. Domenica, la presenza dei tecnici nerazzurri Fabio Pesatori e Andrea Scanziani, il Tau Calcio di Lucca ha battuto in finale proprio l'Inter per 1-0, mentre la Reggio Calcio si è classificata quinta, superando il San Giuseppe Piacenza per 3-1. Mercoledì invece, sotto gli occhi di Paolo Magliavacca, responsabile nazionale dei centri di formazione dell'Inter, l'US Sarnico di Bergamo ha conquistato il primo posto dopo aver battuto l'Enotria di Milano per 4-3 ai calci di rigore. I tempi regolamentari di questa finale si erano chiusi sul 2-2. Sesta invece la seconda squadra della Reggio Calcio. Al termine della competizione, la famiglia di Giancarlo Crotti, storico magazziniere della Reggiana, scomparso l'anno scorso, che tra l'altro diede vita assieme ad altri al vecchio Bismantova da cui nacque successivamente la Reggio Calcio, ha premiato i vincitori e i vinti sia domenica che mercoledì. Sentiamo adesso Fabio Mattioli, responsabile del centro di formazione dell'Inter per la Reggio Calcio. 2 giornate bellissime, quelle qui al centro delle Onde Chiare, dove abbiamo avuto la possibilità di ospitare i centri di formazione e l'Inter stessa, e ragazzi che hanno portato sul campo le loro esperienze sportive. È stato veramente un piacere rivedere un po' tutti, da Roma fino a Milano. Speriamo che in futuro ci sia la possibilità di riorganizzarlo. Un ringraziamento va in particolare alla società e a tutti i suoi componenti, dalla dirigenza fino alla segreteria, agli allenatori che si sono resi disponibili per un'organizzazione, direi, perfetta di queste 2 giornate. Va bene, ci fermiamo qua con la prima parte. Dobbiamo parlare anche di domani, c'è in campo l'hockey, il basket di Serie C Gol, c'è un altro servizio sul progetto Aurora, tutto dopo la pubblicità.